Questa sera siamo a Calcinelli per Sguardi di Guerra. L'Associazione Liberamente di Montemaggiore al Metauro ha organizzato questa rassegna. Con noi c'è il famoso Mattia Scanapini, perché se ne hanno parlato bene tante persone. Tu sei un fotografo freelance, fanese, molto molto giovane, 22 anni. Okay. Hai girato tanto, sei passato dai Balcani, Turchia, il Caucaso, l'est europeo, sei arrivato in Siria. In Siria poi hai fatto, come negli altri posti, foto che, però da come vedo, le tue foto sono un po' diverse da quelle a cui siamo abituati a vedere. Dici com'è? Sì, innanzitutto sì, appunto mi occupo di reportage fotogiornalistici e le circostanze mi hanno portato appunto a entrare in Siria due volte. Mi sono unito a un'associazione di Monza che appunto portava e porta tuttora aiuti umanitari dentro i campi sfollati, siti a qualche chilometro dal confine turco. Quindi sì, mi sono reso disponibile nel distribuire il bene di prima necessità, quindi vestiti, coperte, e medicine, cibo in scatola, giocattoli per i bambini, ma mi sono preso, insomma, ho chiesto il permesso anche di stare 2, 3 ore, 4 ore a parlare con le famiglie del campo, con i sfollati, con i profughi di questo atroce conflitto, insomma. E quindi sì, mi sono recato in Siria innanzitutto per svolgere un reportage, per raccontare la quotidianità all'interno dei campi sfollati e tutto questo ad altezza bambino. Infatti sono, la maggior parte delle fotografie mostrano proprio il volto e gli occhi dei bambini, vittime comunque più maggiormente colpite. E mi piace sempre ricordare, mi piace sottolineare che appunto nei conflitti attuali il 90% delle vittime sono sempre civili, e tra questi civili la maggior parte sono donne e bambini. E quindi questa è la motivazione per cui mi sono recato in Siria, come mi sono recato in Bosnia, come in Armenia, come in Ucraina il mese scorso, per quindi ridare una voce alle persone che incontro e raccontare il lato umano, che quindi dietro numeri, dietro percentuali ci sono sempre appunto volti, nomi e soprattutto storie. Sento insomma questa esigenza di raccontare storie e l'incontro tra me e... No, volevo essere un pochino più particolare, nel senso che nelle tue foto si vedono questi bambini che sono sorridenti e questo un pochino colpisce, perché dici, guarda, nonostante la guerra questi bambini sono felici. Sì, sono felici. Oddio, tra virgolette. No, certo, sono molti felici e ti dimostrano un grande senso, diciamo, di affetto nei tuoi confronti, sebbene non ti conoscano, non ti abbiano mai visto prima. E le situazioni che abbiamo incontrato in Siria, le condizioni dei campi sfollati sono a tratti disumane, davvero difficili, soprattutto, certo, la mancanza di cibo, mancanza di acqua, la vista delle armi per i bambini, il filo spinato, questo persiste sempre, però il ricordo forse più doloroso che mi porto dentro è proprio il campo di Bab el Salam, visitato a dicembre, e dove insomma c'era una altissima quantità di fango, quindi bambini vestiti solo di pannolone o di, insomma, di abiti leggerissimi restavano completamente impantanati, e la vista, ripeto, delle armi, delle ambulanze, gli spari, ma anche le ambulanze cariche, no, di feriti, di morti che da Aleppo, dalle zone bombardate, e facevano un via vai costante, insomma, fino al confine, e senza togliere i ratti, i topi che portano infezioni. Dentro le tende di seta, di stoffa leggera, ci vivono dalle 5 alle 20 persone che si riscaldano mani, piedi, il corpo in un fornellino, diciamo, collettivo d'acciaio. Quindi sì, sono situazioni davvero dimenticate, in realtà dimenticate, che però malgrado tutti i bambini hanno questa magia, questo potere, diciamo, questa fantasia di andare oltre, di regalarti tanto e di sorridere malgrado tutto. E anche comunque di guardarli negli occhi e farti capire che dietro ai loro sorrisi c'è la sofferenza di un intero popolo. E ti hai fatto anche un libro per bambini, so che vai anche nelle scuole a parlare di bambini coetanei come loro che vivono la guerra, e ci puoi parlare anche del tuo libro? Sì, certo, al ritorno dai viaggi in Siria infatti sono stato invitato diverse volte nelle scuole elementari ma anche medie e superiori a raccontare appunto entrambi i viaggi e la campagna di aiuti. Mi sono focalizzato maggiormente su un libricino chiamato La Porta della Pace, quindi ripreso dal campo sfollati visitato a dicembre, dove tramite Amira, una bimba di 7 anni, ho ripercorso, diciamo, la quotidianità all'interno di questo campo e, diciamo, l'ho raccontato tramite delle illustrazioni mie ma anche tramite disegni dei bambini stesso. Questa voglia, insomma, ha dato vita al libro, ripeto, La Porta della Pace, una bambina in fuga dalla guerra, che ora durante conferenze e incontri sono sempre più contento di presentare e raccontarlo sia ai piccoli ma soprattutto anche ai grandi. Quindi le persone che vengono ad ascoltarti, come le vedi? Oltre che interessate, rimangono colpite anche di quello di cui parli?
Sì, rimangono colpite perché parlavo prima anche con la mia amica Asma, che c'è sempre, sebbene comunque con un click su internet siamo all'avanguardia, tutti sanno tutto e possiamo inseguire notizie negli angoli del mondo, però queste storie, piccole storie ma importantissime secondo me, troveranno sempre spazio e quindi le persone sì, rimangono colpite e comunque anche desiderose di approfondire, di raccontare. Questo per me penso sia la cosa più importante, innescare un meccanismo e puntare le coscienze delle persone in modo da continuare tutti insieme, non solo come singoli, ecco. Bene, ricordiamo che te adesso hai una mostra al Museo del Balì di Saltara che è aperto la domenica, quindi l'orario di apertura. Mi hanno detto che la gente è rimasta molto colpita dalle tue foto. Le foto le troviamo anche questa sera e probabilmente anche nella prossima serata che si terrà venerdì 17. E tutto il ricavato va in beneficenza, come mi diceva Asme. Sì, ho avuto appunto dall'incontro con Claudia, con l'associazione Liberamente, si è dato vita a questa mostra, un bellissimo spazio, il Museo del Balì. La mostra rimarrà aperta fino al 19 ottobre, visitabile durante gli orari d'apertura del museo. E sì, sono foto comunque che si trovano anche nei cataloghi, sono foto sì magari che colpiscono perché raccontano sì la quotidianità, ma anche i traumi, le ferite interne dei bambini, la mancanza di cibo. Tutto però passando appunto per il sorriso, per gli occhi, per i volti dei bambini maggiormente. Quindi sì, il ricavato certo andrà in beneficenza per comprare aiuti umanitari da portare appunto in Siria tramite l'associazione con cui collaboro e sicuramente serviranno anche a finanziare ulteriori valigie e ulteriori spese. C'è sempre più bisogno senza togliere insomma l'aiuto che si può dare sul posto anche. Bene, noi ti ringraziamo e buon proseguimento. Grazie mille, a presto.